Torniamo in studio per parlare di politica, per parlare di elezioni amministrative a Gravina di Catania e lo facciamo insieme a Mirko Marcantonio. Intanto grazie per essere con noi. Ciao Umberto, grazie a te, grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Allora, partiamo, con intanto capire perché Mirko Marcantonio ha scelto di candidarsi alle prossime elezioni amministrative per il Consiglio Comunale di Grevina di Catania. Beh, innanzitutto vengo da una storia, diciamo in famiglia, mio padre è da 15 anni che è in politica e quindi sto tentando anzi di seguire la strada che è stata tracciata appunto da mio padre e lo faccio anche per quello che mi ha trasmesso, ossia un senso civico, un senso di dovere nei confronti della nostra comunità. Sono sempre stato molto sensibile a quelle che sono le problematiche che troviamo nel nostro territorio e sono anche a conoscenza degli sforzi che l'amministrazione ha compiuto proprio per cercare di porre rimedio a queste problematiche. Fino ad oggi ho cercato di dare il mio contributo da dietro le quinte, mentre invece da gennaio, dal 19 gennaio, sono in prima persona esposto in quanto nominato dal sindaco Massimiliano Giammusso come suo esperto in materie di sport, turismo, spettacolo e sviluppo economico. Ecco, lei proprio per questo motivo ha scelto di partecipare a quelle che saranno le prossime elezioni amministrative con una lista civica, la lista che si chiama Impegno per Gravina. Quindi una questione di coerenza con quanto già maturato? Assolutamente sì, la voglia è quella di dare anche una certa continuità a quello che è stata l'amministrazione degli ultimi 5 anni, che ha sicuramente ben operato, diciamo che si vede tangibile quello che l'amministrazione è riuscita a fare in questi anni e pertanto la voglia è quella appunto di dare questa continuità, continuando ad appoggiare appunto il sindaco Massimiliano Giammusso, che è una persona veramente in gamba e merita fiducia assolutamente. Ma mi scusi, quindi lei ha fatto questa scelta, l'ho appena spiegato, non le sarebbe piaciuto invece il sostegno proprio di un partito strutturato? Diciamo che a livello amministrativo comunale il partito strutturato, cioè i partiti in generale, lasciano un po' più spazio a quello che è la persona. Quindi, avendo comunque costituito Impegno per Gravina circa 10 anni fa, ho deciso appunto di continuare con la lista civica Impegno per Gravina. Lei scende in campo con questa lista civica a sostegno del sindaco uscente, a sostegno di Massimiliano Giammusso. In questi 5 anni, quali sono stati a suo avviso i punti di forza di questa amministrazione? Beh, si può dire che l'amministrazione ha fatto tantissimo per quella che è la nostra comunità, a partire dai rifiuti. Quando si è insediata nel 2018, la raccolta differenziata era nell'ordine di circa il 20%, oggi, a distanza di 5 anni, ci troviamo al 65% circa, quindi diciamo che questo non è poco. Inoltre, molto è stato fatto anche per quanto riguarda eventi, spettacoli con l'estate gravinese, ci sono stati ospiti del calibro veramente nazionale come Massimo Ranieri e tanti altri. Per quanto riguarda anche la manutenzione di quelle che sono le opere pubbliche, giusto qualche giorno fa è stata inaugurata la ristrutturazione della Casa delle Arti, che era stata distrutta nel 2019 a causa di una tempesta, e ancora il cimitero, è stata individuata anche una no nuova area dove andare a costruire dei nuovi loculi. I parcheggi sono stati fatti tantissimi parcheggi, questo che è un problema molto rilevante per quello che riguarda il nostro territorio, in quanto la viabilità è sempre stato un problema. Quindi sono stati già fatti diversi parcheggi e sono state anche individuate delle aree per costruirne dei nuovi. Questi i punti di forza. Invece, quali sono stati in questi 5 anni sempre i punti di debolezza dell'amministrazione Giammusso, punti di debolezza sui quali occorre intervenire in vista delle elezioni, ma anche di una possibile rielezione? Beh, punti di debolezza non riesco a trovarne tantissimi, a dire la verità, perché veramente l'operato di tutta l'amministrazione è stato veramente ottimo. Non riesco così su due piedi a trovare un punto di debolezza, se devo essere sincero.
Personalmente ha già dei progetti ai quali intende lavorare, che intende proporre, sottoporre all'attenzione degli elettori? Diciamo che cercherò io di mettere in campo tutte quelle che sono le mie competenze derivanti dai miei studi in quanto sono un dottore in direzione aziendale e attualmente sono in forza al comune di Cagliano Castelferrato come istruttore direttivo perché ed esperto in gestione, rendicontazione e controllo dei progetti del PNRR. Pertanto mi sta molto a cuore quello che è lo sviluppo economico, infatti cercheremo di trovare delle misure che possano favorire appunto il commercio, cercando anche un proficuo dialogo con quella che è la regione siciliana, in quanto ammetto la mia vicinanza al presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, che è una persona veramente che, per la quale nutro una grandissima stima. Un altro obiettivo è quello delle politiche giovanili e dello sport attraverso un miglioramento di quelle che sono le strutture esistenti, quindi un rinnovamento anche di quelle che sono le strutture esistenti. Si cercherà appunto di andare a ristrutturare il campo sportivo attuale e andare a creare una nuova area già individuata in realtà in via Milanese, quindi cercheremo di fare anche questo. E poi sulla viabilità, tanto è stato fatto, è vero, ma tanto ancora può essere fatto. Infatti si spera di riuscire a trovare dei finanziamenti, in realtà ci stiamo già lavorando, che possano permettere l'ampliamento e il prolungamento di quella che è via Simeto, è stato individuato anche un'area da destinare a parcheggio, e anche via Giovanni Strano e via Aldo Moro. Dato che come dire, ha già le mani in pasta sulla questione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, è l'occasione di svolta per i territori comunali? Assolutamente sì, il PNRR offre tantissime possibilità e tantissime possibilità sono già state colte, devo dire, dal Comune di Gravina grazie ai suoi uffici che fino ad oggi hanno lavorato veramente molto bene. Tant'è che finalmente Gravina avrà il primo asilo nido che è stato finanziato appunto grazie al PNRR, ma tantissimo altro ancora potrà essere fatto in quanto i margini sono veramente ampi. Però mi scusi Marcantonio, vede, quando lei mi cita la realizzazione di asili, capisco che appunto si tratta di un vero e proprio investimento. Quando però vedo che alcuni comuni pensano di utilizzare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la ristrutturazione dei giardini pubblici, qualche dubbio mi viene. Diciamo che il PNRR offre spazio per tantissime manovre, quindi comunque anche il verde pubblico è un aspetto che non va sottovalutato, in quanto può essere anche un punto di incontro per i giovani, oppure può essere anche un momento di aggregazione per i giovani. Però è anche vero che va sfruttato a 360 gradi, quindi avendo tanto spazio di manovra è giusto andare anche a risolvere o a sistemare quello che è l'aspetto generale, diciamo, del comune, quindi anche il verde pubblico. A proposito di Gravina di Catania, per la sua collocazione, si tratta di un comune limitrofo con la città etnea, quasi inglobato, che però soffre la questione collegamenti, quindi la questione trasporti. Come intervenire e come migliorarli? Dunque, già l'amministrazione uscente ha cercato di risolvere questo problema, in quanto è stata studiata e proprio inventata una nuova linea AMT, la 901, grazie alla collaborazione fra l'amministrazione Gian Musso e il Comune di Catania, che appunto hanno individuato quello che è il percorso migliore per poter collegare Gravina ai punti principali di quelli del Comune di Catania appunto. Certo, la viabilità abbiamo detto che è veramente un problema, in quanto Gravina si trova al confine col Comune di Catania, ma è anche attraversato da tutti i paesi pedimontani, quindi la congestione del traffico è veramente un aspetto che andrebbe sistemato in qualche modo. Quindi bisogna fare squadra con la città di Catania, anche con quella che sarà la prossima guida di Catania, di Palazzo degli Elefanti?
Assolutamente sì, sicuramente sarà importante, potrebbe essere un punto a favore, una continuità di amministrazione, appunto. A differenza di quello che ho detto poco fa per quanto riguarda il partito strutturato a livello comunale, a livello dei piccoli e medi comuni, a livello invece di comune come quello di Catania, il partito è un aspetto molto importante, giusto per avere un dialogo anche con quella che è la regione e il governo nazionale, quindi non sarebbe male avere uno stesso filone guida. Quindi comunque c'è un peso differente delle ideologie, se che si tratti di un piccolo comune rispetto a una grande città? Sì, in quanto l'amministrazione Giamusso ha dimostrato che riesce a coadiuvare diversi partiti, quindi non si sta ad attenzionare soltanto quelle che sono le ideologie politiche, quanto la politica del fare. Molte liste che appoggiano il sindaco alle regionali in realtà non sono di centrodestra, bensì appoggiano la sinistra. E questo sta a dimostrare come appunto a livello comunale conta più la persona e quindi quello che ha intenzione di fare la persona per l'amministrazione, per muovere quella che è la macchina amministrativa, a differenza invece del comune di Catania o comunque delle realtà maggiori che le ideologie politiche hanno un peso sicuramente più rilevante. Sta volendo dire che è tutto merito di Massimiliano Giamusso quanto è riuscito a creare, i rapporti che è riuscito a instaurare in questi anni? Beh, il merito a Massimiliano Giamusso è innegabile, diciamo che ha avuto la capacità di raccogliere e di aggregare diverse ideologie di pensiero, pertanto diciamo che non si può negare quello che è riuscito a fare. Dell'amministrazione comunale, del ruolo da consigliere comunale, cosa la spaventa? Non mi spaventa niente in quanto affronto tutto con molta serenità. Diciamo che l'impegno che bisogna mettere quando si decide di scendere in campo è sicuramente tanto e la cosa non mi preoccupa assolutamente, quindi sono pronto a dare voce a quei cittadini che decideranno di appoggiarmi o anche a quelli che decideranno di non appoggiarmi, perché comunque una volta che si è dentro bisogna cercare di risolvere le problematiche di tutti. Quanto peso invece ha nelle sue scelte, nella sua visione, il ruolo professionale che ricopre, l'esperienza che ha già maturato all'interno dell'ente locale? L'esperienza sicuramente mi aiuterà a mettere in campo quelle che sono appunto tutte le mie competenze, mi metterò anche a disposizione degli uffici tecnici e degli uffici economico-finanziari per risolvere quelle che saranno le eventuali problematiche che si dovessero presentare, ma credo che la mia preparazione in questo senso possa essere d'aiuto alla comunità. Senta, Marcantonio, lei prima ha citato i risultati che l'amministrazione Giamusso ha ottenuto su Grevina di Catania in termini di raccolta differenziata. Eppure c'è un male comune in tutta la Sicilia che riguarda, che ha un nome, una sigla, quella della Tari, della tassa sui rifiuti. Spesso gli amministratori locali, in primis i sindaci, lamentano la carenza di impianti. È così? È assolutamente così. L'amministrazione Giamusso ha il vanto di essere riuscita, nonostante l'aumento dei costi che è diventata una cosa insostenibile, a non toccare quella che è la tassa sui rifiuti. In questo ovviamente dovranno venire incontro quello che è il governo regionale e il governo nazionale, in quanto veramente la situazione attuale è diventata pressoché insostenibile. Siamo nell'ordine fra le 350-400 euro a tonnellata per il conferimento dei rifiuti e diciamo che non è più possibile continuare con questi livelli di spesa, quindi un intervento da parte della regione o del governo nazionale bisogna essere fatto assolutamente. Sta lamentando l'aver lasciato da soli gli enti comunali da questo punto di vista? Diciamo che c'è chi è stato un po' più lungimirante e ha cercato di porre rimedio prima, però il governo regionale si è appena insediato, quindi diamogli il tempo di lavorare perché secondo me si riuscirà quantomeno a cercare di mettere una pezza e di risolvere quello che è l'attuale problema. Spesso i comuni lamentano anche una questione legata
all'assenza delle ex province per quelli che sono poi risvolti sui territori. Lei crede che questi enti debbano essere rimessi in piedi anche per garantire un maggiore dialogo tra i comuni? Non so se è proprio la linea giusta da seguire, magari potrebbe essere un aiuto per cercare di, appunto, come ha detto lei, aumentare il dialogo, però non sono sicuro che sia la strada giusta da seguire, in quanto c'è il modo di risolvere i problemi anche senza le province, quindi bisogna soltanto trovare la quadra del cerchio. Ad esempio? Non saprei in questo momento, se avessi la soluzione qui su due piedi avremmo già risolto il problema, però bisogna lavorare appunto per cercarla una soluzione. E il dialogo con la città metropolitana, lo dicevamo prima, è importantissimo. Lei ha fiducia nel ruolo di questo sindaco della città, che poi diventa anche sindaco della città metropolitana? Insomma, esiste, è possibile avere un super sindaco? Io credo che sia possibile, in quanto le competenze che si devono sviluppare, che può avere il sindaco della città metropolitana, possono essere sfruttate appunto a 360 gradi. Quindi perché no? Secondo me potrebbe essere, non dovrebbe presentare un problema. Su Grevina di Catania, da qui ai prossimi mesi, cosa ha intenzione di fare? Stiamo già lavorando col sindaco su quello che è il programma elettorale, che verrà poi pubblicato nei prossimi tempi. Stiamo anche già lavorando su quella che è l'estate gravinese, in quanto appunto sono esperto per ciò che riguarda sport, turismo e spettacolo, e quindi siamo al lavoro appunto per creare nuove manifestazioni, cercare di attrarre più gente possibile, cercare di coinvolgere soprattutto giovani e associazioni per far sì che si creino momenti di aggregazione e quindi possa cercare di stare bene nella nostra comunità. Ma lei personalmente come intende fare conoscere quelli che sono i suoi progetti, le sue idee per il territorio gravinese? Siamo partiti, ora siamo in piena campagna, quindi cercherò di organizzare qualche riunione, organizzare dei comizi, cercare di appunto farmi conoscere, anche perché molti conoscono mio padre e non conoscono me. Adesso ho intenzione proprio di cercare di farmi conoscere e dimostrare che sono e posso essere un buon consigliere comunale. Lei è giovane, come intende dialogare con i giovani del territorio? Io sono in stretto contatto con quelli che sono i giovani del territorio. Per fortuna oggi abbiamo uno strumento che è molto potente e molto importante, che è quello dei social, social che non devono essere sottovalutati. Pertanto sono sempre a disposizione di chiunque, per qualunque iniziativa che si volesse portare avanti. Quindi queste sono le mie intenzioni. Mi scusi, però i giovani sempre di più vanno via dal territorio siciliano, dai paesi soprattutto di provincia. I comuni possono fare qualcosa per invertire la rotta? Allora, io credo che Gravina sia un comune che offre tantissime opportunità anche e soprattutto ai giovani, a differenza, magari non è proprio un comune piccolo, quindi anche la sua vicinanza a quella che è la città metropolitana favorisce appunto l'inserimento dei giovani nelle attività. Quindi non credo che questo sia un problema a livello proprio così locale. È vero che i giovani tendono ad uscire fuori, ma non tanto dalla comunità di Gravina quanto proprio alla Sicilia, come ha detto lei, in quanto la Sicilia offre poco, ma secondo me si può riuscire a cercare di trattenere i giovani grazie a delle iniziative che possono essere svolte all'interno dei comuni. Teme o no il paese dormitorio? Nel senso, Gravina è tra virgolette per molte persone un paese dormitorio, ma non per questo diciamo che la comunità non debba partecipare a quelle che sono le iniziative che possono essere poste in essere nel futuro. Senta, lei più volte durante questa intervista ha fatto riferimento al suo padre. Suo padre è anche assessore a Grevina di Catania. Quanta influenza ha avuto suo padre sulle sue scelte, ma soprattutto crede di voler proseguire, diciamo, lungo il filone che suo padre già nei mesi ha tracciato?
Dunque, mio padre mi ha sicuramente trasmesso quella che è la passione per la politica, la passione per il territorio, in quanto, come ho già detto, da 15 anni lui si spende per il territorio. Mi ha influenzato, sì, quello che ho intenzione di fare è quello di, appunto, credo che sia necessario in generale nella pubblica amministrazione un ricambio generazionale, che possa portare appunto una ventata di nuove idee, di freschezza, e quindi diciamo che ho avuto la fortuna di seguire lo stesso filone, e quindi magari la politica della continuità, è sicuramente quello che ho intenzione di fare. Quindi, mi scusi, intende rottamare il personaggio padre oppure intende ascoltare quantomeno quelli che saranno i suggerimenti che verranno, che arriveranno e che potrebbero arrivare anche, come dire, durante la campagna elettorale? Arriveranno sicuramente i suggerimenti, rottamare un parolone, mio padre sarà sempre al mio fianco, per fortuna direi, perché la sua esperienza mi tornerà sicuramente utile per il futuro. Noi ringraziamo Mirko Marcantonio, candidato alle prossime elezioni amministrative a Gravina di Catania con la lista Impegno per Gravina. Grazie ancora. Grazie a voi. Intanto ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torneremo in onda subito dopo.